nello stand della Fujifilm con Francesco Spisti, che ci racconta due importanti prodotti presentati qui nello stand. Innanzitutto premista lo zoom 19-45 della Fujinon, che ha caratteristiche davvero interessanti, di cui vi abbiamo anche accennato già su un numero di Digital Production. Vai tu Francesco, raccontaci qualcosa più nel dettaglio. Allora, buongiorno a tutti, qui praticamente appunto facciamo vedere il 19-45, che è l'ultimo arrivato nella famiglia appunto di Premista, quindi va ad affiancarsi al 2800 e all'8250, andando a creare appunto quella parte di grand'angolo che era mancante nelle due ottiche precedenti. Parliamo sempre di un'ottica full frame, quindi con una luminosità T29 su tutta l'escursione focale, e ovviamente qui abbiamo un'ottica che fa parte della famiglia Premista, che è fatta per il full frame o il large format, quindi abbiamo sempre un attacco PL o LPL, quindi anche per il large PL, e può essere appunto equipaggiata su una qualunque configurazione. Come potete vedere anche qui c'è, l'abbiamo messo su una Zcam 8K, però all'interno dello stand diciamo ci sono altre Premista montate anche su altre camere full frame come Sony Venice o Arri Mini LF, quindi sicuramente la qualità delle ottiche Fujinon all'interno di tutto il mercato professionale cinematografico italiano. Continuiamo con la MK 1855, un'ottica di livello inferiore a quella che abbiamo visto prima, ed è dedicata ovviamente alle camere che hanno un attacco RF tipo Komodo, Canon, eccetera. Quindi appunto, come diceva Antonio, noi siamo entrati all'interno del mercato MK da qualche anno, e con appunto queste ottiche che sono due tagli, il 1855 e il 50-135. In partenza siamo entrati nel mercato con un attacco micro 4 terzi e i mount per camere Sony, per poi appunto allargare il ventaglio delle proposte con anche l'X-Mount, quindi dedicato alle nostre camere XT di Fujifilm, e poi l'ultima arrivata è appunto quella che ho qui in mano, ovvero con l'attacco RF per Red Komodo o Canon C70. Quindi questo ovviamente, c'è sempre una versatilità estrema dal punto di vista di compattezza, dal punto di vista di qualità, perché parliamo sempre di un'ottica cinema con una luminosità T29 per quanto riguarda tutta l'escursione focale, quindi sia per il 18-55 che per il 50-135, e ovviamente va a creare un connubio perfetto con camere di alto livello all'interno del mercato professionale video, come appunto la Red Komodo e la Canon C70. E questo fa sì che appunto anche chi per delle produzioni non di alto budget si possa avere un kit dedicato, che in questo caso abbiamo anche riggato con un rig Tilta, che mi permette appunto di avere una maniglia e anche gestire con cannette un'ottica lunga, che in questo caso non serviva semplicemente perché l'ottica ha comunque una compattezza e un peso di circa un chilo, quindi non ha bisogno neanche di avere un supporto inferiore per reggere questo peso. E ovviamente all'interno del mercato sono già presenti, come dicevo prima, le altre versioni, e e c'è anche l'arrivo di questa versione nel mercato da qualche mese, assolutamente molto apprezzata, perché il mercato della Red Komodo e della Canon C70 è un mercato in forte crescita, perché appunto sono camere stand alone, passatemi il termine, in cui praticamente il videomaker ha la possibilità di realizzare a 360 gradi la propria produzione in maniera solitaria. E con la MK concludiamo questa vista nello stand della Fujifilm con Francesco Spisti per digitalproduction.tv.